ma i meriti vanno riconosciuti, poiché quest'uomo mi ha soccorso nell'ora più buia. E a quanto ho appreso, non ha assistito solo me. Spenderò molte parole per te nella cronaca delle nostre imprese, ma prima dobbiamo scriverne la fine. Vieni. Vedo che vi siete incontrati. Da poco. Ma la notte è giovane e abbiamo molto di cui discutere. Voglio sapere cosa potete offrirmi. Abbiamo risorse limitate, ma sappi che ascolterò le tue richieste, Ali. Più tardi. Ora dici cosa sai di Al-Hul, così Basim potrà fare ciò per cui è venuto. Sì. Prima le vostre questioni, ma solo per questa volta. Al-Hul invia ordini alle guardie della prigione, a cui indica dove scavare intorno a Baghdad, ma non usa solo prigionieri. Qui c'è una nota promissoria per i braccianti. Pare che Al-Hul stia comprando anche manodopera straniera. Che mai potrebbe condurre affari del genere a Baghdad senza destare sospetti? C'è solo un uomo, Masoud Al-Yaqub. Si occupa dei saponifici di Baghdad. Promette un salario ai migranti stranieri. Persiani, soprattutto. E così obbliga quella gente a lavorare ai suoi scavi, illudendola con la prospettiva di una paga dignitosa. Pesci! Ha raggiunto uno degli scavi di Al-Hul. Si è finto prigioniero. Che è successo? La ricerca è stata inutile. Ma le guardie hanno cercato lo stesso di chiuderci la bocca. Ne ho stesa una e sono fuggito. Dubito che gli altri ce l'abbiano fatta. Uno stupido azzardo che non ha portato a niente. Non proprio. Al-Hul sarà il caravanserraglio. Ne stavano parlando le guardie. Ma certo, dove i mercanti si fermano per riposarsi. Se Masoud sta comprando manodopera straniera, è probabile che lo faccia al caravanserraglio. Che aspetto ha? È grande e grosso. Ama ghindarsi con gioielli e sete d'oriente. Non sarà difficile individuarlo. È tempo, Basim. Qual è il tuo piano? Questo sarà Basim a deciderlo. Basim? Da solo? No, radunerò i miei uomini e darai uno spettacolo indegno. Presto potrai mostrare il tuo valore, ma questo è il giorno di Basim. Consideralo parte del nostro accordo. Basim? Vorrei riflettere un momento. Bene, ma sii rapido. Non possiamo sprecare questa opportunità.